Ciao amore, saluta! Ciao! Saluta! Saluta mamma! Amore, è stata molto bella! Entra mo! Ma che cazzo fai? Oh. Dai, vai fuori con mamma! Amore, te lo giuro! Vai fuori con mamma! Sì, lascia esci me. Fuori! No, ma esco fuori, amore! Sì, esci fuori! Raga, siamo pronti per il mio video, dato che Vale... questi giorni mi ha fatto quello scherzo brutto, tra virgolette, perché mi ha buttato una cofana di acqua addosso. Ma sai che l'ho visto? Ma che casino ha fatto in casa? Ha esagerato. Esatto, ha esagerato. Ha allagato tutta casa la canzoncina sotto. In fondo, man, in fondo, raga. Cioè, non potevo non chiamare il re degli scherzi. Mi ha ingaggiato praticamente. Per vendicarmi, potevo. Cioè, da sola non lo posso fare. Lui è il re degli scherzi, parliamo, ci siamo messi d'accordo per in una settimana. Abbiamo deciso di fare questo scherzo, ma per una settimana. Ora Vale è sopra. Lei è uscita con una scusa. L'ho ritrovata in macchina e stiamo facendo questa presentazione. Stiamo facendo gli ultimi accordi. Praticamente tu mi nasconderai le chiavi. Poi tu sali, prendi le chiavi, entri e fai quello che devi fare. Ok, perfetto. Raga, tutto chiaro. Mamma mia, che ansia. Speriamo riesca, ma sono certa che riesce. Luca, mi raccomando, sei pronto? Sì, io sono solamente un po' agitato perché ho paura di prendere qualche cartella da Vale una volta che mi troverà in casa. Questa è top. Perché poi questo sarà un doppio video sul mio canale, farò uscire che mi nascondo in casa vostra grazie al tuo aiuto e vediamo in quanto tempo Vale si rende conto che io sono nascosto in casa. Ma guardate questo, poi andate sul suo e vedete tutto il retroscena. Comunque va bene, siamo pronti allora. Io vado, ci vediamo dopo. Va bene, ok? A raga, dopo. Inizia lo scherzo. No, se non scherzo non me lo scherzo. Amore. Amore. Sei stato te? No, dai, sei stato tu. Te lo giuro no. Dai, vai fuori con mamma. Amore, giuro no. Vai fuori con mamma. Se c'è qualcuno. Aspetta. No, amore, non entra, cazzo. Non entra. Oh, amo. Dai. Vieni qua. Dai. No, amore. Non devi salire. Vieni qua. Cazzo, vieni dici? Qua. Amore. Sì, lascia esci fuori. No, ma esco fuori, amore. Sì, esci fuori. Vieni qua. Amore. Ma che... Amore. Vieni qua. Ma non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? No. Ma quanto c'hai i documenti tu? C'hai i documenti tu? No, ma sì. Ma come sì? Amore, ma è tutto... Sei sicuro che non c'è nessuno sopra? No. Chi? Sono messi in disordine. Ho capito, cioè. Guarda. No, questo tocca di là, Balmesto. Chi è? Non avevi chiuso la porta? Sì, che l'ho chiusa la porta. Allora come hanno fatto entrare? Se la serratura non è rotta. Non lo so, amore. Non ha neanche chiuso la serratura, è aperta la porta. Amore, l'ho chiusa la porta. Quindi? Quindi chiama qualcuno. Chi devo chiamare? Come chi devi chiamare? Come fanno a essere tirati senza spaccare la serratura? Vabbè. Come fanno? Guardami in faccia. Cazzo ridi. Che cosa? Tu che cazzo ridi? Io? Sì, tu ridi. Se fosse entrati veramente i ladri, tu piangevi. Non entravi neanche in casa perché eri spaventata a morte. Non cercare di mentirmi. Non mi fotti niente? Ma che ladro sei? Il ladro del... Amore, non sto scherzando, veramente. È un ladro. Rido perché mi fai ridere, ma veramente, non sto scherzando. Ma è un ladro che mette in disordine. Amore, veramente, guardami, veramente. Vabbè, veramente. Allora. Ho capito, ma non può essere così. Chiama un attimo... chiama quel ladro, ho detto che erano passati i ladri, ti ricordi quel giorno? Sì, me lo ricordo. Perché sono stata io quando in realtà non sono stata io. È il ladro del disordine. Amore, però veramente non sono stata io. Che devo fare?
Io sono tra di là in casa e non va a chiamare nessuno. Chi lo chiamare? La polizia? Certo, digli Maurizio. Ma la polizia è teoria. Non so, è la prima volta che mi entra in casa. Non è che c'ho un manuale con scritto cosa devo fare quando mi entra in casa, eh. Poi sono i ladri che mi hanno messo solo in disordine. Ma non mi hanno rubato niente. C'è il mio portafoglio su. Il computer c'è tutto. Non hanno rubato niente, che me ne frega, no? Se non hanno rubato niente. Ho capito, ma controlla pure se ci sta su la qualcosa. Non c'è niente su, ho tolto i cuscini, si è appagata la pennichella. Non c'è niente qua. Il mio portafoglio dov'è? Emo. Luca Lattanzio converta. Ciao Luca! Ma guarda che infame di merda! Fa male! Ce l'hai fatta! Sai cosa? E allora, quel cazzo di elefante, io ho guardato e ho detto, ma non era così questo elefante, che è successo? Veramente! E poi mi sono pure adesso un attimo spaventato in realtà, perché io ho detto l'elefante, ho detto, ho guardato così, ho visto solo il cappuccio, non l'ho riconosciuto, ho visto un po' di brizzolato lì, ho detto, e a me ho detto, porca puttana, c'è veramente qualcuno, poi ho fatto un po' così, e ti ho riconosciuto, pezzo da me. L'avevo detto che Luca, l'avevo detto che con Luca io potevo rifarlo. Luca, batti 5. Grande, Sara. È una settimana che ci stiamo accordando. È una settimana che io cerco. Ma mi spieghi come hai fatto, Sara? Come hai fatto entrare sotto? Mi sono messa d'accordo. Ti ricordi che a me mancava il coso della borsa sopra? Che mi ha messo la borsa. Esco da qua. Ti stronza! Ti stronza! Sei salita per... Ti ricordi che io a me serviva una cosa della borsa? Per favore, devo salire. Era. Questa volta... mi alzavi le mani, cioè vedevi qualcuno in cappuccio. No, io adesso partivi in quattro. Questa volta ho vinto io. Ho solo questo. E qua sembrava tutti bianchi. E minchia, sembrava proprio qualcuno. Allora, ho indietreggiato per ho detto, minchia, qua c'è qualcuno. Poi ho rifatto così e ti ho riconosciuto. Ma penso se partivi in quarta. No, Madonna, io prendevo qualcosa. Ero pronto. Io ero pronto. A lei gli ho detto, vabbè, dai, Massimo, le prendo. Intanto ho fatto rugby per 10 anni. Con la mazza iniziava a spaccare dietro. Ti hai messo paura. Ti hai detto che sia uno scherzo. Non mi piace. No, perché è una settimana che stiamo organizzando. Ma se entra qualcuno cosa in questa casa, lei inizia a piangere. No, ma ci hai creduto. Non dire bugie, ci hai creduto. No, ci ho creduto, però non mi sembravi abbastanza. Ci hai creduto. E nel mentre ho girato anche il video, in quanto tempo riesco a nascondermi in casa vostra? Non vederlo. Il mio cervello è qua, elefante. Non ho mai immaginato che qua ci fosse una persona. Luca, come cazzo fai? È stato un grande. Ma Luca riesce a rimpicciolirsi, tipo. È il mio potere. Sei potere tipo di meditazione. Sì, ma c'è. Ma dove nascosto la GoPro? Perché giù c'è una GoPro. Dai, davvero? Guarda da dove ti controllavo. No, vabbè. Perché io mi sono guardato intorno. Guarda. No, guarda, ci controllava da qua. Io mi controllavo da qua, raga. No, dov'è? No, prova sei un genio. Sei un genio. Ah, eccola. Ma sai che io mi sono guardato pure intorno. Però perché ho detto, allora, se non scherzo, cerco subito la telecamera. Certo. Cerco subito. Era la cosa più ovvia. Ho detto, se non scherzo, cerco la telecamera. Non avendo trovato lo scherzo, ho iniziato a dire, ma allora è vero. Ma allora è vero. Una GoPro e maledetto Luca Lattanzio. Cagare. L'ho sempre detto. Allora, io ho chiesto l'aiuto a Luca per fare questa cosa da una settimana. Perché Vale continuava a farmi gli scherzi su scherzi. Ho detto, ma perché non chiamare il re degli scherzi? Ed eccomi qua. E ho detto, Luca, ti prego. Ma da una settimana io e Luca che stiamo organizzando e ci siamo riusciti. Ho citofonato a tutti perché tu mi avevi lasciato le chiavi qua sopra. Bravo. Il problema era entrare dal portone verde. Allora ho iniziato a citofonare tutti e la gente mi diceva, ma perché non li chiami? Oddio. Perché non li chiami? Sei riuscito? E ci sono riuscito ad entrare. Bravissimo. Raga, è il dio degli scherzi. Il dio degli scherzi mi ha rubato il gioco di Elden Ring. Eccolo. Cioè, guardate, ragazzi. Comunque, scusa, c'è da dire che è il ladro che non fotte niente. Infatti, è il ladro del disordine. È rilassato il fatto di averci riconosciuto. Ok. Capito? Dopo 10 secondi era un attimo. Ho fatto proprio i primi 5 secondi nel mio cervello che ho detto, porca puttana, c'è un ladro veramente in casa e si è nascosto dietro l'elefante di Mamento. Allora il mio cervello quei 5 secondi ho detto, stavo già minchia andandina, prendo il martello. Aspetta, riguardo, ho fatto proprio un attimo, ho fatto aspetta. Mi è collegato tutta la giornata. Lei che aveva Luca Lattanzio i messaggi, qualcosa. Mi ha detto, ma vedi che quella stronza, faccio così.
Minchia Luca Lattanzio. No, mi è proprio ho fatto... Sì, ma la faccia di Valle è inquadrata quando ti ha visto? Sì. Com'era? La voglio vedere. Luca Lattanzio. No, vabbè, la voglio vedere. Ma io a lei gli avevo mandato il messaggio dicendo levani qualsiasi cosa con tu dente dalle mani, perché è prima che me la tira addosso. Ah. Sì, ma non c'era niente. Sì. Quello non l'ho ribaltato perché pensavo ci fosse dentro una pianta, sinceramente. Fantastico. Comunque, se volete qualcuno che viene a mettervi in disordine casa, chiamate Luca Lattanzio. Comunque, non potevo chiamare... il re degli scherzi, cioè nel senso, vabbè. Raga. Vabbè, dai. Quindi adesso scherzo quindi, riuscito, quindi dai, adesso mi sono rifatta dell'acqua. Scusa, vale, no, dai, scherzo riuscito. Quel scusa vale con la pacchetta era bellissimo comunque. Cosa mi devo dire? È no, bellissimo. Dai, scherzo riuscito. Alla prossima però... vengo direttamente con una mazza da baseball, chi ci sia dietro. Però ti fa onore una cosa, quando hai iniziato a dire state fuori voi, guardo io. E ripetuto sì. Un sacco di volte no. Detto, che uomo. Ma mica, ma vedi io là che mi ha dato un po' il trip, perché se ci fosse stati ladri tu devi andare fuori, io entro dentro e controllo, lei invece stava dentro, allora lì mi dava il sentore che non fosse... Capito? Avete fatto un errore però, prima di sistemare dovete fare le foto da dare alla polizia. Ma io la prima volta non mi è mai successo. Ok, no, in caso fate le foto da dare alla polizia, perché così loro magari vedono qualcosa che... È vero. Perché io sono entrato, ho detto cazzo, poi la prima cosa che ho detto... Oh, infatti, la prima cosa che ho detto è uno scherzo. Quando ha detto uscite voi due è stato bello. È stato da un uomo vero, cioè sì. È stata tanta roba. Cosa entriamo insieme? No, è vero. Tu vai via e io entro dentro e controllo. Beh, comunque se fossi stato un ladro sarei sceso di corsa e mi sarei lanciato giù. Ma infatti un ladro che cavolo ha fatto tutto questo, a parte che l'avrei, cioè non si sarebbe nascosto. Ti sei messo paura alla fine, io ti conosco. Ma anch'io raga. Io ti conosco. Io sono no, mi stava salendo l'adrenalina. Lo so, sai perché? Capito? Mi stava salendo l'adrenalina perché ho detto, porco due, ho visto un incappucciato dietro, ho detto... Ma poi perché un ladro deficiente non ruba niente, cioè ruba e vattene. Cioè uno vieni, ruba come rubare e vattene. Se entravate all'improvviso io dovevo trovare un modo, sì. Se fossi stato un ladro. Adesso caffettino se lo merita Luca. Sì, certo. Anzi dovrei anche andarmi a cambiare perché ho sudato tantissimo. Ma da quanto tempo sei stato lì? Sarà mezz'ora che sono andato dietro. E noi ti tenevamo sotto controllo e da poco ci stiamo messaggiando. Ma perché mi hai fatto caso, io stavo quasi sempre al telefono. Capito, non era un tradimento. Ti fidi? Sì. Ma poi io l'hanno fatto. I fumetti, guarda come sono stato bravo, non te li ho sparsi in giro, te li ho solo messi giù con calma e. Bravo. Tu hai lasciato le chiavi. Certo, io l'ho nascosto in una parte del cibo. Perché? Ecco, perché mi serviva di salire a prendere una cosa dalla bocca. Io non ho avuto nessun sentore. Perché le donne dimenticano sempre. È vero. No, io non ho avuto nessun sentore. Luca Lattanzio di me.